anni le cellule staminali cordonali sono al centro del dibattito scientifico tra realtà clinica e speranza per il trattamento di numerose patologie. Parliamo di cellule primitive contenute nel sangue del cordone ombelicale, prelevabili e conservabili solo dopo il parto. Un momento unico per cellule uniche, cellule che possono trasformarsi in sangue ed essere la terapia per più di 84 malattie, grazie alla loro particolarità. Presentano infatti caratteristiche geniche che stesse cellule da altre fonti non hanno, e trovare un donatore compatibile con le cellule del cordone ombelicale è più facile, poiché se trapiantate danno meno rigetto. A Roma, decine di ricercatori provenienti da tutto il mondo si sono incontrati per fare il punto sui nuovi studi riguardanti le cellule staminali e il loro trapianto. Le cellule cordonali rappresentano una fonte per il trapianto di midollo osseo molto importante, ma come altre fonti di cellule staminali ematopoietiche abbiamo bisogno di una buona compatibilità perché siano utilizzate con successo. Le applicazioni del trapianto di cellule staminali da cordone sono molteplici e variano dalle malattie maligne, quindi delle serie come le leucemie, i linfomi, ma anche le malattie ereditarie come malattie genetiche, come ad esempio l'anemia di Fanconi, che è peraltro poi la prima malattia che è stata trattata con il trapianto di cellule cordonali, oppure anche malattie non maligne del midollo osseo, come ad esempio le talassemie e le emoglobinopatie. Ci sono ovviamente determinati fattori che nel corso degli anni sono stati fonti di studio e hanno evidenziato come i risultati del trapianto di cellule staminali cordonali variano fondamentalmente con due fattori: i criteri della compatibilità che le ha e i criteri di dose cellulare. Esiste una dose cellulare necessaria per permettere che queste cellule, che sono appunto delle cellule molto giovani, attecchiscano e possano poi moltiplicarsi e controllare soprattutto la patologia nel lungo termine. Proprio sull'aumento della dose cellulare delle sacche di sangue cordonale, importanti studi arrivano dagli Stati Uniti. There are many strategies that I discuss showing that you can in fact expand the pluripotent stem cell and in some cases even the more primitive cell. These data are now mature. We have several different clinical trials showing a benefit of engraftment. So I think the answer is yes. As they become more widely available, they will be a major benefit in allowing smaller units from the bank to be used. Il sangue cordonale viene raccolto alla nascita e nel nostro paese può essere donato a banche pubbliche oppure conservato privatamente, ma solo in banche private estere. La donazione nelle banche pubbliche può essere solidaristica e anonima. Infatti, svolge la funzione di contenitore da cui poter attingere per trapianti allogenici, ossia quando donatore e ricevente di un trapianto sono persone differenti. Tuttavia, la banca pubblica prevede anche la possibilità di fare una donazione autologa dedicata per trapianti autologhi, ossia quando il donatore e il ricevente sono la stessa persona, oppure una donazione intrafamiliare, cioè tra familiari compatibili, una possibilità che le banche pubbliche prevedono solo in situazioni in cui il feto o uno stretto familiare ha una malattia tra quelle trattabili con il trapianto di cellule staminali o ancora ha un'elevata probabilità di svilupparla. In alternativa, è possibile fare una conservazione autologa familiare privata, anche in assenza di specifiche malattie, a proprie spese, inviando i campioni all'estero. In altri paesi, perciò, esistono banche di natura privata che permettono la conservazione del sangue cordonale del proprio bambino e delle cellule staminali contenute in esso. In questo caso, le cellule staminali possono essere utilizzate per il trapianto autologo. Si tratta dell'autotrapianto delle proprie cellule, adeguatamente trattate. Sul trapianto di cellule staminali autologhe la ricerca sta portando avanti diversi studi. Risultati molto promettenti si sono raggiunti e sono già in fase 2 nel trattamento dell'autismo e delle paralisi cerebrali. We have seen encouraging results in a randomized phase 2 trial of cord blood infusions in children with CP, and these results have to be confirmed in a phase 3 trial, which we are planning. But the results we have so far suggest there's improvement in motor function in children with CP after cord blood infusion. That is not a cure, that is improvement.
Intanto si è aperto un dibattito sulla convivenza di queste due tipologie di banche e della possibilità di creare delle banche miste. Una risoluzione firmata dal Parlamento europeo già nel 2012 sulla donazione volontaria di tessuti e cellule sancisce che i cittadini debbano essere informati di tutte le opzioni esistenti relative alla donazione del sangue cordonale alla nascita, inclusa la conservazione in banche private o pubbliche, con un invito agli Stati membri a migliorare la tutela dei diritti dei genitori al consenso informato e alla libertà di scelta. In questi mesi, infatti, Futura Stem Cells, attraverso il suo direttore scientifico, la dottoressa Pierangela Totta, aveva già lanciato la proposta in Senato di una sinergia tra banche pubbliche e banche private sul modello svizzero. Nelle banche ibride in qualche modo è un nuovo modello che è possibile coniugare i due aspetti. Una vera e propria banca ibrida ancora non c'è, ci sono delle banche private che in qualche modo mettono a disposizione per la comunità scientifica nazionale e quindi internazionale dei campioni conservati nella propria banca. C'è un nuovo modello che sta partendo in Svizzera proprio nel 2019, in cui una banca privata si è unita alle banche pubbliche per fare questo, per aumentare il numero di campioni nel loro registro nazionale, per far sì così che si possano avere sicuramente più donatori e quindi più persone che possano ricevere quel campione. Ed è per questo che noi proponiamo in qualche modo una cosa simile ma contraria, cioè farci accogliere dalle banche pubbliche, istituire delle banche ibride in cui le persone possano scegliere anche in Italia, dove ad oggi è possibile conservazione privata ma non è possibile avere una banca privata in Italia, quindi le coppie italiane devono, per conservare in maniera privata, andare necessariamente all'estero. Ecco, coniugare i due aspetti, essere presenti in una banca pubblica con dei campioni privati, ma dei campioni che se raggiungessero un livello tale da poterli mettere anche in un registro nazionale possano essere utilizzati per la comunità scientifica e per le persone, insomma, nazionalmente e internazionalmente, sarebbe per noi un'opportunità da cogliere per il nostro paese.